Allora, un saluto a Alan Franco e a Monti, un grazie allo Zenzero, un grazie a chi ci seguirà via internet e via questi meccanismi strani, un grazie a Monica Lanfranco che ha ritagliato questo spazio in mezzo a tanti impegni che ha. Abbiamo visto il calendario suo è pieno di impegno. Sono Sergio Dal Masso. Sono qui a Genova da vari anni. Ho chiesto allo Zenzero di avere questo incontro perché ho conosciuto Monti nei miei 5 anni torinesi, fra il 2005 e il 2010. Allora era nato da poco a Torino il Comitato Laicità. Esisteva da lungo tempo il periodico Laicità. Ne ho portato una copia, ma non si vede, quindi è inutile che la esponga, che riguardava la scuola. Questo era fatto da persone varie, ricordo in particolare Carlo Ottino, che credo anche Monti ricordi con affetto, era un marxista libertario minoritario. Aveva seguito mille strade, mille tentativi anche dal punto di vista politico. Il Comitato Laicità era nato con settori laici torinesi, con associazioni varie. A Torino, ricordo, c'è una cultura azionista sostanzialmente che è molto più forte rispetto ad altre città. È la città di Gobetti, di Levi, di Foa, di Galante, Garrone. E di altri, comprendeva anche comunità religiose, quelle che negli anni 50 venivano cosiddette tollerate, fortemente limitate nei loro diritti. Io ricordo soprattutto degli scritti di Lelio Basso su questo tema, che si opponeva alle limitazioni fortissime di libertà che queste comunità hanno dovuto vivere e sopportare in quel tempo. C'era la comunità ebraica, c'era la comunità valdese, anche qui, dato che resta registrazione, ho conosciuto in quegli anni Bouchard, un pastore valdese di grande valore, di grande moralità, che ho conosciuto per motivi politici, oltre che per questa associazione. Il concetto di laicità è nella nostra visione, poi naturalmente siamo diversi per tanti aspetti, la libertà di uomo e donna di credere o di non credere, di praticare o di non praticare qualunque pensiero e qualunque confessione religiosa, senza che da questo ne derivino vantaggi, svantaggi, privilegi o altro. È un pensiero critico e non è dogmatico in alcun modo. Quindi vale per chi è credente, come si dice comunemente, o per chi non lo è, anche se i due termini mi sembrano oggi superati e vecchi. Deriva, senza farla troppo lunga, da un pensiero di lunga data, l'illuminismo, ma anche prima, la concezione dello Stato separato dalle istituzioni religiose, uno Stato che pensa alla autonomia, alla a confessionalità e alla neutralità. Ricordo che in Francia, per esempio, vi è una legge, la legge di separazione religione, chiesa e Stato, che è datata 1905, che vede la religione come un fatto privato e di coscienza, che la Costituzione francese all'articolo 1 parla di Repubblica indivisibile, di cui le questioni corse di questi tempi, e usa il termine laica, oltre che democratica, sociale, eccetera. La Costituzione francese è nata un pochettino prima rispetto a quella nostra, perché la guerra è finita un anno prima, ma ha le stesse caratteristiche sostanzialmente sociali, molto toccate, molto peggiorate in questi ultimi anni. Ricordo sempre che in Francia c'è una legge fatta nell'anno 2004 che sostiene che è vietato nelle scuole, nei cosiddetti collège e nei licei, cioè scuole medie e licei,
l'uso di abiti o di segni mediante i quali, uso la formula specifica, gli allievi manifestino in modo ostensibile la propria confessione religiosa. Tradotto in italiano, non si può usare il velo nelle scuole medie, in liceo, all'università sì, perché viene ritenuta una scelta oramai di persone maggiorenni e altro. Queste questioni sono oggi messe in discussione molto forte, direi. Tanto il fondamentalismo, l'integrismo religioso, che alcuni ritenevano sarebbe stato superato da una certa modernità nella società, sta ricomparendo in forme in modi sempre più ampi, forse anche proprio per questo. Non è solo quello islamico, è anche quello di molte altre religioni. Ricordo che gli islamici sono stati fortemente colpiti in India, in Birmania, dove si pensava si fosse arrivati a una società democratica dopo anni, che il fondamentalismo o integrismo cristiano ha un peso di non poco conto in alcune scelte che nel continente americano vengono fatte a nord e a sud. È stato determinante nell'elezione di alcuni presidenti conservatori negli USA, è determinante in modo peggiore nell'America meridionale, dove sta comparendo in modo molto forte. Nell'elezione di Bolsonaro ha avuto un peso e lo ha in altri paesi. Due, c'è un potere personale autoritario che si sta moltiplicando sostanzialmente nella società, nella politica, da Putin alla Cina, alla Turchia, a Bolsonaro, a Trump, ma in mille altri casi la politica si è fortemente personalizzata a tutti i livelli. Tre, non possiamo definire completamente l'Italia un paese laico. Non esistono le forme di fondamentalismo, di integrismo che abbiamo visto e che vediamo da altre parti, ma così assolutamente non è. Senza farla troppo lunga e senza rompere le scatole in modo eccessivo, ricordo che nelle osservazioni di anni fa di Gobetti e di Gramsci dal carcere, la visione di un'arretratezza italiana su questi temi derivava dalla mancata riforma. Sostenevano che l'Italia avesse avuto una controriforma senza avere una riforma che viene vista da alcuni storici, insomma, come fattore di modernizzazione e quindi come passaggio necessario verso una società democratica. Pensiamo all'Inghilterra o all'Olanda nel 600 o a fenomeni rivoluzionari come quello francese del 1789 e dopo. L'arretratezza italiana nasce anche da questo e produce nella lettura gobettiana servilismo, conformismo, quello che Ginzburg in un suo bel libro chiamava familismo, eccetera. Questo al di là di valutazioni sulla religione, sul messaggio più o meno sovversivo che alcuni teorici anche danno al pensiero religioso. Abbiamo qui un filosofo, credo che possa citare Bloch, i testi di Münzer di Bloch, no, che vedeva nel pensiero, in questo pensiero, una visione anche profondamente sovversiva e una possibilità di convergenza tra socialismo e cristianesimo messianico e altro, insomma. Ora, l'Italia non è sostanzialmente un paese laico, cerco di non farla troppo lunga, e mi pare che i due elementi fondamentali, quelli centrali, insomma, siano quelli del concordato della scuola. In altri anni, in mille modi, noi abbiamo sostenuto la necessità di superare il regime concordatario, non solo perché prodotto da una dittatura come quella fascista nel 1929, ma anche perché abbiamo sempre pensato che la libertà religiosa debba essere garantita al di là di concordati specifici fra questa e quell'altra religione e lo Stato. Ricordo tre tappe in particolare, insomma. Nel 1957 Salvemini chiese che si abolisse il concordato.
la posizione fu accettata da alcuni piccolissimi settori laici, fu contraddetta dalle forze politiche, ci fu una risposta molto dura di Togliatti che su Rinascita definì questa posizione sostanzialmente massimalista. Ricordo che ci fu l'impegno dagli anni 60 di Lelio Basso, l'ultimo intervento di Basso al Senato, dicembre 78, poco prima della morte, fu proprio sul tema concordato, fu un intervento di uno spessore, di una grandezza altissima, in cui chiedeva la totale eguaglianza di cittadini e cittadine davanti alla legge, cosa che il concordato avrebbe sostanzialmente impedito. Ricordo che le comunità cristiane di base hanno per anni sostenuto una posizione di questo tipo, rifiutando il privilegio che la religione cattolica, chi era cattolico, veniva data dal concordato stesso. Qui portato un libro che non si può vedere, di cui cito soprattutto una pagina, libro è questo, era un seminario delle comunità di base sul tema concordato. Avevo anche segnato la pagina a cui Peppino Coscione, qui presente, intervenne brillantemente a nome di una comunità di base del Carmine di Genova. Insomma, quindi c'è stato questo tentativo. Tutti sanno che nell'84 il concordato è stato lievemente modificato. Ma i contenuti fondamentali, i temi fondamentali, il nucleo fondamentale è rimasto praticamente quello. Dall'altra parte, cerco di non superare i tempi che mi ha dato Monti perché mi ha dato un tempo preciso, c'è la questione scuola. È uscito recentemente un libro che ritengo molto interessante di Luigi Saragnese, che credo Monti conosca perché è stato assessore a Torino per 2 anni, poi Rifondazione fu buttata fuori dalla maggioranza del sindaco Chiamparino e non fu più assessore, tornò a scuola a fare l'insegnante. In questo libro Saragnese passa in rassegna la politica scolastica del PC dal 45 in poi e il nodo del rapporto fra la politica scolastica di questo partito e diciamo, l'ingerenza soprattutto di programmi, dei temi religiosi sulla scuola è molto forte. Insomma. Sostanzialmente è un tema che si è già posto nell'Ottocento, quando a metà Ottocento le norme per il magistero, per l'insegnamento femminile prevedevano la religione come primo elemento. È stato contraddetto negli anni della sinistra storica, in particolare del post-unità, in modo abbastanza discutibile. Ricordo che la Briola scrisse una frase, si può essere d'accordo o meno, in cui criticava sostanzialmente queste politiche perché riteneva che non avessero un fondamento sociale. Liberali e radicali sognano tanto volentieri Giordano Bruno nelle logge massoniche. Però le forze, la proprietà privata è per essi cosa sacra, i ministri borghesi, le banche e il militarismo sono per essi inviolabili, scriveva la Briola riferendosi a questo. Ricordo l'impegno di Salvemini, di Kirchner, di altri per una scuola laica, che voleva dire esclusione di ogni dottrina ufficiale all'interno della scuola. Ah, mi si vede anche adesso. Porco cane, no, ma la gente fugge, i pochi ascoltatori vedendomi scappano. Lasciamo perdere, insomma. Insomma, quindi c'è stato questo tentativo già nell'Ottocento. Ricordo che tutto questo crollò sostanzialmente con la svolta illiberale di Gentile, sostanzialmente con gli anni Venti, in cui fu imposta l'obbligatorietà dell'insegnamento della religione cattolica, perché si dice sempre religione, ma è la religione cattolica all'interno della scuola, all'interno di una concezione familistica sostanzialmente, no? Per cui i genitori potevano anche dichiarare di volersi assumere personalmente l'insegnamento del cattolicesimo, non nella scuola. Il discorso dell'insegnamento familiare, della formazione familiare, continua ancora oggi in modo estremamente preoccupante. Ricordo che
Il concordato fu visto da molti come il tradimento di un tentativo di laicizzazione della scuola dalla legge Casati, mi pare sia del 69 o giù di 59, e Coppino 77, mi pare. Mi pareva 76. Vabbè, andiamo poi a cercare, ormai si cerca in internet, neanche più nelle... Sul mio libro si No. cerca. Vabbè, perfetto. Il tuo libro è una fonte preziosa. Sì, comunque, per carità, insomma, è stata vista, insomma, in questo modo che in tutto il dopoguerra, adesso ripercorro semplicemente questo libro, la DC in particolare ha sostenuto la intangibilità totale dell'insegnamento della religione cattolica. Coppino 77? Ci avevo attaccato. 77, ci avevo attaccato, guarda caso, davanti a posizioni che erano sostanzialmente quelle. Cito solamente che il piccolo partito di Azione in quegli anni aveva chiesto l'abolizione di tutte le leggi discriminanti a favore di una confessione religiosa, la totale aconfessionalità della scuola, ma sapete quanto piccolo fosse questo partito, come pare prese l'1,4 alla Costituente o giù di lì. C'è una frase di Riccardo Lombardi molto importante anche insomma, in questi anni, che sosteneva che sul terreno ecclesiastico noi, cioè azionisti, fossero partigiani di una reale indipendenza dello Stato dalla Chiesa, ripudiando le formule concordatarie che diceva sono uno strumento di asservimento religioso e di asservimento politico. Siamo davanti a questo, siamo davanti oggi a temi che tornano. Io penso che l'Italia appunto non sia sostanzialmente un paese laico, anche se non è certo a livello di altri, non lo è per il concordato, non lo è per la scuola, non lo è per il testamento biologico, non lo è per alcune forme di... perché manca una legge sostanzialmente sull'omo, lesbo, transfobia, avete visto il DDL Zan che fine ha fatto. Perché sul fine vita siamo davanti ancora a incertezze. Noi abbiamo sperato che si votasse a giugno sulla questione del fine vita. I due referendum significativi sono stati cancellati per motivi giuridici che io non posso assolutamente definire, naturalmente. Taglio, avevo anche una citazione di Gramsci abbastanza bella che ci faremo un'altra volta. Due osservazioni sul libro di Monti, che ritengo importante anche perché filologicamente riporta integralmente alcuni suoi scritti di anni fa, senza modificarli con il senno di poi, senza cambiarli, che dimostra che alcune tematiche di 10, 20, 30 anni fa sono ancora sostanzialmente vive oggi e possono essere poste negli stessi, modi. La prima, mi pare che... abbiamo punti di vista forse leggermente diversi. Le grandi conquiste anche individuali e di civiltà negli anni 70 siano avvenute su una spinta sociale molto forte che oggi sostanzialmente non c'è. Dalla legge Basaglia al diritto di famiglia, alla questione divorzio e altre, queste cose sono avvenute su una grande... È arrivato Luigi Fasce che salutiamo. Su una spinta che era spinta sociale, mi pare che occorrerebbe ricordarla. Seconda questione, a pagina 135, cita un tentativo di proposta piemontese per una giornata della libertà religiosa e di pensiero. Non voglio attribuirmi i meriti, ma nel mio mandato l'avevo fatta io, ho portato qui il mio tentativo di proporre una cosa di questo tipo che fu bocciata, A perché la destra votò contro, B perché purtroppo il PD si astenne, fu il voto determinante, c'era una maggioranza di centrosinistra in Regione Piemonte e l'astensione PD impedì che questa norma passasse. La valutazione fu che questa proposta di legge che chiedeva che il 17 febbraio, giorno per la comunità valdese molto importante e significativo, fosse questo,
era divisivo, uso il termine che fu usato allora. Tre, Monti sa che nella due capitoli finali, nelle letture in particolare di Saragat, Craxi, Berlinguer e altre faccende di questo tipo, abbiamo una valutazione differente di cui sarebbe bello parlare una volta, compreso Gramsci, che mi pare venga fortemente sottovalutato nelle sue pagine. Quarta e ultima cosa, detto da uno che non è credente da quando era ragazzino, insomma, a pagina 211 su Bergoglio usi una valutazione che mi sembra riduttiva. Io penso che Bergoglio non abbia modificato neanche in parte alcuni privilegi della Chiesa, dall'insegnamento della religione cattolica nelle scuole a altri. Credo però che sia all'interno di una tensione molto forte all'interno della Chiesa, che anche i fatti recenti sulla guerra dimostrano, in cui è sotto tensione per un attacco molto forte che soprattutto da parte dell'Episcopato statunitense sta avvenendo e che dimostra delle tensioni molto forti nella Chiesa cattolica che hanno valenza non solo etica, ma anche politica, sociale e altro. Avrei avuto alcune altre cose, spero di non avervi fatto perdere troppo tempo e spero che chi ci sente poi le valuti come meglio crede. Ringrazio ancora voi tutti, Antonio in particolare, per la gentilezza solita, insomma, siamo amici da lungo tempo. Allora, a questo punto credo che Monica Lanfranco dovrebbe continuare. Monica Lanfranco è una delle autrici di una postfazione al libro, una postfazione molto breve in cui tocca comunque due o tre punti che mi sembrano molto significativi. Grazie. Grazie, spero che mi sentiate. Mi spiace di non essere lì, sono un po' raffreddata e stanca e quindi anche se non è Covid ho riparato nella versione online. Vi saluto tutti, credo che siate tutti uomini lì, quindi non dico tutti e tutte, ma se c'è qualche signora la saluto. Lo Zenzero è un posto a me molto caro ed è bello che il testo di Tullio Monti approdi anche a Genova, e spero anche che non sia l'unica volta, e approdi lì, perché quello è un posto dove ci si può confrontare. Non sono molti i luoghi nella mia città, che da 13 anni in realtà poi ho lasciato dal punto di vista della residenza, ma non sono molti i luoghi davvero laici dove ci si può incontrare. Percorsi laici è il titolo del testo di Tullio, che io ho avuto il piacere non solo di leggere in anteprima, quindi poi di fare questa piccola postfazione. Tullio, dovresti essere contento di una lettura così attenta come quella che è stata fatta da Sergio, perché non sempre i libri vengono letti, anche per essere giustamente criticati, così in profondità. E mi piace dire due cose su questo libro, che è, come si diceva prima, anche la raccolta di pensieri, annotazioni, riflessioni, saggi piccoli e più lunghi di un lunghissimo percorso, perché la laicità è una strada che Tullio Monti ha percorso sempre, in molti modi, anche in situazioni tempestose, assumendosi delle responsabilità che non sempre pagano in termini di popolarità, in termini di consenso. Ma la laicità è questo, è in particolare e soprattutto pensiero critico anche in relazione al proprio pensiero e indubbiamente non è facile. Io incontro per via in questi decenni di formazione a scuola, ma anche nei dibattiti politici, anche nei miei stessi ambienti, che sono gli ambienti del femminismo, delle fortissime avversità nei confronti della laicità, soprattutto nell'ultimo periodo, dove una malintesa tensione all'inclusione cancella il pensiero critico e la visione critica sull'uso politico delle religioni. Lo dico con grande franchezza, rispetto sia ai temi del corpo, e in questo caso la legge francese è vista molto male dal un pezzo significativo di movimento femminista in Italia,
in qualche modo vedo anche ignoranza, nel senso che si ignora la storia della laicità e il percorso che deve ancora essere fatto. E Tullio Monti, in questo libro sana, per chi volesse leggerlo, questo tipo di ignoranza. L'ignoranza è la radice fondamentale, di ogni ipotesi totalitaria, perché, come si suol dire, i dittatori preferiscono popolazioni ignoranti, che sono succubi servili. L'ignoranza è anche un balsamo per non assumersi delle responsabilità. Chi in questo paese in particolare si dice laico o laica si assume una responsabilità, come dicevo, che ti provoca anche impopolarità. E Tullio di questo, sa parecchio nella sua vita, politica e sociale. Dirò ancora due cose rispetto a questo mio piccolo contributo, perché in realtà sono qui per ascoltarlo e sono una lettrice, sono stata una lettrice, di questo testo, ma anche di una serie di altre opere che per fortuna Tullio ha salvato e che, sono custodite gelosamente da lui, e in parte qualche numero ho anch'io. I Quaderni Laici sono stati una risorsa per generazioni di studiose, studiosi, attivisti e attiviste. Dirò che per me, e questo l'ho scritto nella piccola postfazione, la laicità è partire dai corpi e dalla loro inviolabilità e autodeterminazione. E questo è qualcosa che, come dire, non dà la possibilità di essere ambigui su, che cosa si intenda per laicità. Spesso nelle discussioni con le mie amiche e compagne femministe, per esempio, sul velo si scatenano delle tensioni che hanno anche a che fare proprio con qualcosa di ancestrale. Adesso di recente è uscito un libro che io sto per leggere e recensirò, di Giuliana Sgrena, che presenteremo anche in Sardegna nelle prossime iniziative di Marea. E so, in qualche modo, anche se diversi, i percorsi di Tullio e di Giuliana, sono analoghi in cosa? Nell'essere impopolari nei propri stessi mondi, perché obiettare, per esempio, all'interno del movimento delle donne sul velo, sul burka, sulla copertura del corpo e parlarne in termini di libertà, significa non capire la strettissima connessione che c'è tra uso politico delle religioni, in particolare di quelle rivelate, e patriarcato, che è un'altra parola che, con grande coraggio Tullio Monti ha usato parlando e ne ha scritto e ha dato vita a iniziative parlando della laicità. Ecco quindi perché, al di là dello sponsor, io penso che Percorsi Laici sia un libro necessario da diffondere laddove si studia, laddove si fa cultura, che dovrebbero leggere anche i politici e le politiche, perché stare in un paese come l'Italia e non conoscere il percorso della laicità, il significato, le, come si usa dire adesso, interconnessioni tra il pensiero politico e le derive che i pensieri non laici possono provocare nella democrazia, beh, è un dato di ignoranza irresponsabile. Ed è per questo che io voglio ascoltare Tullio, che ho già ascoltato ad Avigliana e che conosco da tempo, e chiudo dicendo che io ho un sogno, ho un desiderio, che sarebbe quello di realizzare un'impresa grande, che per ora non c'è riuscita, di sistematizzazione enciclopedica della laicità, intesa proprio come sapere umano universale. Chissà se ce la faremo in questa vita, credo che Tullio abbia lo stesso sogno, ci stiamo continuando, vi faremo sapere se e quando riusciremo in qualche modo a realizzarlo. Grazie. Vabbè, un grazie a nome dei presenti, naturalmente ci fa molto piacere. Molti ti conoscono, io no, insomma è la prima volta che ti vedo, quindi un grazie doppio. Lascio a Tullio, poi se qualcuno vorrà fare qualche domanda o intervento, per carità, abbiamo un tempo ragionevole, credo ancora. Grazie.
so se Tullio ci sente. Ho organizzato questa presentazione, anche se io non amo affatto le presentazioni online, questo è un motivo evidente per cui non le amo, ma purtroppo non riuscivo a essere fisicamente a Genova questa sera. Ringrazio Sergio, ringrazio ovviamente Monica, con la quale collaboriamo da tanti anni. Io ho l'impressione che quando si parla di laicità molta gente che magari pure se ne è occupata per aspetti o politici o altre situazioni tende a considerare comunque la laicità un tema di altri tempi che ha a che fare con la storia anche nobile magari di formazioni politiche o di esperienze di vario genere. Mi sento di contestare fortemente questa sensazione, perché invece la laicità è un tema modernissimo e nel mio libro ho cercato di ripercorrere le ragioni per cui questo tema è modernissimo e certamente antico, perché ha a che fare con la carenza di laicità nel nostro paese. Più che di laicità si deve parlare di carenza di laicità, ha a che fare con rilevantissime cause storiche. Tant'è che senza tema di essere smentito posso affermare tranquillamente che l'unico periodo nel quale la laicità a livello di istituzioni pubbliche, poi vedremo altri tipi di significati, ma a livello di istituzioni pubbliche fu praticata in Italia è esclusivamente il periodo liberale. Prima quello preunitario nello Stato di Sardegna dallo Statuto Albertino nel 1848 in poi e poi con l'alternarsi prima della destra storica e della sinistra storica fino poi al periodo giolittiano e alla presa del potere del fascismo. Quello fu l'unico periodo in cui la laicità a livello di istituzioni di Stato fu praticata in maniera coerente. Chi avesse voglia di leggersi le parti storiche anche sulla legislazione liberale in campo da ogni punto di vista, da quello scolastico, quello delle relazioni fra Stato e confessioni religiose, si renderebbe conto di quello che dico e dico anche di più che lo Stato liberale fino al periodo di Giolitti era uno Stato liberale e non ancora liberal democratico. Giolitti introdusse il suffragio universale all'inizio del secolo e la stagione liberal democratica prima del fascismo fu estremamente breve e poi riprese dopo la Costituzione del 48. Ma pur in presenza di uno Stato che era liberale ma non ancora liberal democratico, la laicità venne sicuramente perseguita con coerenza, cosa che poi non avvenne più ovviamente col fascismo, che fece completamente tabula rasa di tutta la legislazione liberale dei decenni precedenti, ma nemmeno con la Costituzione repubblicana, per motivi che se poi avremo tempo vedremo, perché comunque per scelte politiche venne inserito all'interno di quella che era una discreta Costituzione sulla scia di quelle che venivano realizzate nel dopoguerra, soprattutto nei paesi che avevano vissuto l'esperienza del totalitarismo di destra, era una buona Costituzione di quelle lunghe, rigide, come si chiamano in senso tecnico, che poteva anche essere sufficientemente laica, anche se nel nostro paese, nella nostra Costituzione, a differenza di quanto già diceva Sergio, per quanto riguarda la Francia, non è minimamente menzionata la laicità in termini espliciti, ma ciononostante poi c'è stata una sentenza del 1984-89 che ha poi della Corte Costituzionale, che ha poi stabilito che anche la laicità, pur non essendo esplicitamente menzionata nella Costituzione, rientra tra i principi supremi della Costituzione italiana. Non ho tema di dire che in un paese come il nostro, che a differenza dell'Inghilterra e della Francia, che una qualche rivoluzione l'hanno fatta e una testa di qualche re l'hanno fatta saltare, anche se per motivi e processi diversi dagli inglesi ai francesi, noi una rivoluzione in Italia non siamo stati mai capaci di farla. Abbiamo avuto tanti Masaniello, ma rivoluzionari seri non abbiamo mai avuto. Tant'è che l'unica rivoluzione vera che mi sento di affermare nel nostro paese sia mai avvenuta fu quella liberale della Costituzione dello Stato unitario e al tempo stesso della Costituzione dello Stato laico. I nostri progenitori Sabaudi e poi della classe dirigente italiana neonata ebbero il coraggio di mandare l'esercito e i bersaglieri a prendere a cannonata il Papa.
per certamente prendere Roma come capitale d'Italia, ma anche per affermare la laicità delle istituzioni. Quello fu l'unico atto veramente rivoluzionario che nel nostro paese si ebbe. Tutto il resto furono solo declamate a parole siamo stati dei grandissimi rivoluzionari, ma nei fatti non siamo mai stati capaci di farlo. Non che questo sia necessariamente un bene, ci sono anche rivoluzioni che è meglio non fare, ma alcune rivoluzioni invece è bene farle, o perlomeno sono salutari, anche se nel momento in cui si sviluppano sono pure cruente. Ciò detto, perché dico che parlare di laicità vuol dire parlare di contemporaneità e di temi estremamente attuali e moderni? Perché non ha appunto soltanto a che fare con la storia dei rapporti fra lo Stato, le diverse confessioni religiose, sulle quali pure nel nostro paese ancora dobbiamo confrontarci e batterci. Ed è un unicum che non ha eguali in nessun altro paese europeo, neanche in quelli latini dove c'è una forte presenza della Chiesa Cattolica, come da noi, tipo la Francia, che però ha un'antichissima appunto cultura laica, istituzionalità laica secolare, potremmo dire, a partire dall'illuminismo, eccetera, ma anche in paesi che sono approdati alla democrazia in anni molto più recenti, come la Spagna, nei quali la laicità ha fatto passi avanti da gigante, mentre invece da noi continua a segnare il passo. Gli altri stati europei non capiscono il dibattito che c'è in Italia ancora su questo pezzo di laicità, cioè i rapporti con una chiesa, con la chiesa maggioritaria, perché in tutti gli altri paesi questo problema è già stato ampiamente risolto, o per via legislativa o per via empirica, ma sostanzialmente più nessun paese si trova ad avere a che fare col problema di una chiesa che impedisce la laicità dell'istruzione. Questo è un unicum tutto italiano, e anche qui poi magari ci saranno momenti per tornarci sopra. Ma al di là di questo, che quindi ha a che fare con tutto il dibattito ottocentesco e novecentesco della laicità e delle istituzioni, c'è tutta l'altra parte che ha a che fare strettamente anche con la laicità e che riguarda tutto il tema dei diritti civili, che nel nostro paese, a differenza di quanto avviene non soltanto nella stragrande maggioranza dei paesi dell'Europa occidentale, ma anche in altre parti importanti del mondo cosiddetto libero, da noi segna sempre il passo, nel senso che siamo sempre o quasi sempre buon fanalino di coda rispetto a tutti gli altri paesi liberal-democratici. Parliamo di diritti delle donne, parliamo di diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender, parliamo di diritti collegati alla bioetica, di diritto di famiglia e qualsiasi altro tema mettiamo all'ordine del giorno con quelli che adesso vengono chiamati temi eticamente sensibili, che non si capisce bene che diavolo significhi, significa semplicemente che non si sa come chiamarli neanche col loro nome, e quindi non si parla più di diritti civili, ma di robe che non si capisce cosa siano. Sempre quelle sono. E i diritti civili attingono direttamente alla laicità, hanno a che fare con una delle possibili concezioni della laicità, che non è solo quella delle istituzioni, ma è quella che io chiamo etica laica, la laicità sostanziale cosiddetta. Anche qui viene descritta ampiamente nel mio libro. Parlare di queste tematiche, che sono tematiche che toccano la vita quotidiana di tutti i cittadini, in questo momento significa parlare di eutanasia, significa parlare di legalizzazione o meno delle droghe leggere, significa parlare di testamento biologico che è normato da una legge, l'unica legge decente che la Seconda Repubblica è stata in grado di fare sui temi della laicità e dei diritti civili, ma nessuno sa che esiste, quindi pochissime persone vi ricorrono perché non viene diffuso, non viene spiegato, non viene amplificata come invece uno Stato serio dovrebbe fare. La cosa paradossale, anche se io cerco sempre di non buttarla in politica, ovviamente in questo libro non parlo di politica se non per due brevi saggi che ho inserito che hanno a che fare con la mia visione della sinistra, del liberal-socialismo, ma che potevano anche tranquillamente non esserci, nel senso che sono un di più che ho voluto aggiungere. Non la butto in politica perché se una cosa ho imparato negli anni, nel decennio in cui mi sono occupato a tempo pieno di cultura laica, è quella che sia possibile anche nel nostro paese, al di là delle diversissime visioni politiche che tutti coloro che si richiamano in qualche modo alla laicità possono avere, si va dai liberali, conservatori ai comunisti libertari. E lì dentro, in quello spettro politico, ci sta tutto ciò che può essere in qualche modo ricondotto a un tema unificante della laicità, è proprio la possibilità di trovare un filo comune che accomuna tutte queste posizioni, anche politiche, in nome appunto dei principi laici. E
e messe tra parentesi le differenze politiche o partitiche, sia possibile su un vastissimo arco di temi trovare delle soluzioni che abbiano un filo comune, appunto, nel segno della laicità. Questa è stata l'esperienza che ho portato avanti negli anni in cui appunto mi occupavo di laicità nel nostro paese e credo fermamente nella possibilità di questo fatto. Ciò detto, non possiamo nasconderci il fatto che il paradosso è che molte delle principali battaglie di laicità sono state vinte nel nostro paese quando si era in presenza di un regime politico incardinato sulla prevalenza di un partito conservatore e confessionale come la Democrazia Cristiana. E con un partito comunista, va detto, assai timido su questi temi, perché poi, ricordiamoci, noi, per esempio, i due temi fondamentali del divorzio e dell'aborto, che segnarono due tappe fondamentali nella laicità istituzionale del nostro paese. Dobbiamo ricordarci che il PC fu certamente determinante poi nella vittoria dei referendum, ma fu molto restio nell'andare a legiferare su questi temi. Ci fu tirato un po' per i capelli dalle donne, dell'UDI e delle donne del Partito Comunista, eccetera, ma fino all'ultimo cercò di sottrarsi pensando che fosse troppo presto o prematura. E questo è frutto di un vecchio vizio che risale a Togliatti, eccetera, eccetera, ma non facciamola lunga. In ogni caso, pur in presenza di un regime incentrato sul prepotere della Democrazia Cristiana, le forze laiche, dai liberali ai comunisti, e anche la nuova sinistra che si affacciava in quegli anni in Parlamento, fu possibile approvare delle leggi che nella Seconda Repubblica, scomparso il partito confessionale di maggioranza, sarebbe impensabile. La legge, una delle prime in Europa che riconosceva i diritti delle persone transgender, tantissime leggi fondamentali per quell'epoca che sono rimaste anche per lo più in vigore ancora oggi. La Seconda Repubblica su questi temi balbettò perché la DC si spaccò, finì la propria esperienza politica e andò a contaminare, uso questo termine non a caso, a contaminare tutte le diverse espressioni politiche, nel senso che il confessionalismo, che nella DC era latente, a volte emergeva e a volte no, invece venne assolutamente come un virus sparso a destra e a sinistra. Allora, che il virus confessionalista, passatemi questa battuta, questa dicitura non proprio elegante, abbia attecchito a destra, vabbè, non deve stupire più di tanto. L'Italia è un paese che non ha praticamente quasi mai conosciuto una destra liberale e moderna, e quindi non stupisce che il vecchio binomio, il trinomio Dio, Patria e Famiglia abbia trovato, no, in quel tipo di destra, nelle sue varie declinazioni che vediamo ancora oggi, terreno fertile con una concezione che fondamentalmente è molto scettica nei confronti sia della laicità che dei diritti civili. Il paradosso è che purtroppo i temi del confessionalismo hanno attecchito molto anche a sinistra, o quella che si autodefinisce sinistra, perché io onestamente da alcuni anni nel nostro paese, anzi per essere precisi dalla fine della Prima Repubblica, di sinistra vera in Italia non ne ho più vista, anche se Pezzetti continuano a ritenersi di sinistra, Pezzetti o Pezzettoni, ma insomma. Ciò avrebbe a che fare soltanto con la geometria politica, se non fosse che invece porta delle conseguenze importanti dal punto di vista della legifica, delle leggi che il Parlamento è stato in grado o non in grado di approvare, per cui nella Seconda Repubblica leggi serie sulla laicità non sono, o sui diritti civili non sono mai state approvate. È stata approvata una legge vergognosa nei confronti della fecondazione assistita fatta dai clericali che invece che essere per la fecondazione assistita era contro la fecondazione assistita e poi è stata smontata per fortuna dalla sentenza della Corte Costituzionale pezzo a pezzo, per cui oggi abbiamo di fatto una legge analoga a quella degli altri paesi, soltanto perché la Corte l'ha smontata, demolendo una legge che invece il Parlamento aveva approvato in maniera assolutamente vergognosa. Abbiamo avuto l'unica legge approvata, come dicevo prima, decente, quella sul testamento biologico, che ha recepito le istanze dei fautori del testamento biologico, ma non abbiamo, per esempio, una legge ancora sull'eutanasia, come si è detto. La legislazione sulle droghe leggere è ancora ferma alla fine Giovanardi, che aboliva ogni distinzione tra droghe pesanti, droghe leggere e proibiva tutto quanto. Non
Manco una legge sul divorzio breve decente abbiamo, nel senso che in Italia la legge sul cosiddetto divorzio breve ha introdotto un divorzio breve che dura un anno di separazione, mentre invece negli altri paesi questo è il divorzio lungo, quindi anche su quello siamo stati in grado di fare una cosa abbastanza ridicola. E potrei continuare su altri temi. Quindi il problema vero è che dal punto di vista politico, con la fine dei partiti veri, quelli strutturati, quelli che rispondevano a ispirazioni ideali, se non ideologiche, a filoni culturali, per cui tentavano, a volte in maniera anche contraddittoria, ma tentavano di tradurre in termini politici delle ispirazioni ideali e politiche. Col venir meno di tutto questo è venuto meno anche il pensiero politico del nostro paese e quindi si è assistito a ciò che si è verificato in questi anni su queste tematiche. Quindi tornare a parlare di laicità di diritti civili significa anche invocare un ritorno alla politica in qualche modo, un'invocazione disperata, nel senso che non c'è nulla alle viste che ci dica che questo avverrà. La sinistra è ridotta ai minimi termini, gli eredi del Partito Comunista prevalenti hanno dato vita a un partito insieme ai Democristiani di Sinistra, che è un partito che forse è cattocomunista, ma forse neanche più quello, ma certamente non è un partito laico. Ci sono pezzi lì dentro di persone che si richiamano in qualche maniera alla laicità, ma c'è anche gente dichiaratamente confessionale, o se non addirittura clericale. Quindi non c'è nulla che alle viste lascia supporre che ci sarà un ritorno di queste tematiche, però è proprio di queste tematiche che il nostro paese ha bisogno se vuole tornare a mettersi al passo con gli altri paesi europei. Su questi temi siamo drammaticamente in ritardo. E non sono temi marginali. Un altro dei grandi limiti della sinistra marxista nel nostro paese fu quello di avere applicato alle categorie marxiane questi temi che venivano definite sovrastruttura borghese, cioè i diritti civili erano robe dei borghesi di cui si poteva tranquillamente anche a fare a meno. Questo è un grave limite storico che ha riguardato tutta la sinistra marxista nel nostro paese, per un'interpretazione anche, non che non sia possibile anche un'interpretazione libertaria del marxismo. Sergio è un classico esponente, parlava prima di un carissimo amico che era Carlottino. Era possibile, ma a costo di essere eretica, perché il marxismo, correttamente inteso, uso io questa prassi, questa formula che non significa niente, perché non c'è un correttamente inteso per una dottrina politica. Ogni dottrina politica, qualsiasi, anche il marxismo, viene interpretata da ciascuno a modo suo, ma non si può negare che nei fondamenti della dottrina marxista i temi dei diritti civili fossero totalmente sottovalutati, appunto derubricati a sovrastrutture borghesi, quando invece sono un cardine sostanziale, almeno tanto quanto i diritti sociali, dell'essere costitutivamente sinistra. Perché altrimenti si torna, io per questo sono un liberal socialista alla Rosselli, perché non do la prevalenza di un tema sull'altro. La libertà e la giustizia o si tengono insieme, indissolubilmente legato, altrimenti il prevalere dell'una nega l'altra e dunque non siamo più in presenza di ciò che si vuole mantenere. Ma questo è un discorso politico su cui non voglio andare. Ci sarebbe tanto da dire, anche soltanto le definizioni della laicità, ma non è forse il contesto forse più adatto per farlo. Non voglio essere né dottrinario né professorale e quindi mi limito per il momento a questo, magari sentendo qualche suggestione, qualche elemento in più da fare in un secondo giro. Grazie Tullio. Allora abbiamo naturalmente la domanda di Luigi Fasce che è prontissimo. Saluto, che non vedo da una Come? vita, ma Ah no, Luigi Fasce non fa domanda, fa un intervento. Credo che anche Peppino voglia dire qualcosa. No, ma conosco Luigi Fasce, siamo amici da vecchia data, quindi. Ah, chi volesse il libro è là sul tavolo, eh. Ho la borsa piena, quindi. Sergio, ecco, se posso dire solo una cosa, una battuta, ma non è tale, i libri servono per essere letti. Per essere letti bisogna comprarli, perché altrimenti servono solo a prendere polvere nelle biblioteche o lasciarli dove sono. Quindi è un invito biecamente commerciale anche, ma a comprare il libro, perché sennò cessa lo scopo. Ciao Tullio, sono Ciao Luigi. Luigi, come Ciao, stai? allora entrambi siamo liberal socialisti, però sulla tua battuta che sei un liberal socialista alla Rosselli,
Penso che prima o poi faremo un dibattito sulla differenza che c'è tra il socialismo liberale di Rosselli e il liberal-socialismo di Guido Calogero. Non ci avventuriamo adesso su questa roba che non interessa a nessuno se non mette. Certamente, ma io ti ho prenotato. Va bene. Credo che ci sia da fare tanto un elogio a chi scrive libri diciamo, possanza. Sono ammirato per tutti quelli che scrivono libri, e anch'io ne scrivo qualcuno, ma molto più smilzi. Ecco, il mio contributo è che non si dovrebbe confondere i diritti civili che qui ho sentito nominare, con il principio di laicità. Il principio di laicità, non sono io a dirlo, ma è lo stesso Guido Calogero, laicità non è una filosofia tra le altre filosofie, né una ideologia opposta ad altre ideologie, bensì è il principio fondamentale di convivenza di tutte le possibili filosofie e ideologie, una convivenza che può realizzarsi proprio in quanto il laico non pretende mai di possedere la verità più di quanto non gli al, a, più di quanto anche gli altri possano pretendere di possederla. A questo riguardo, credo che una nota avrebbe dovuto esserci nel libro di Tullio, quella che il principio della laicità ce lo ha regalato Locke, John Locke, 1632-1704. Ed è quello che ha tentato di porre fine alle guerre di religione tra i cristiani. In questa maniera ha messo in condizione i principi, il Papa e compagnia bella, di smetterla di fare le guerre di religione. Dopodiché, beh, tu sei abilitato, figurati un po'. Quindi, allora, a me pare che questa sia la cosa fondamentale a cui io ho dato il mio contributo a questo dibattito. Grazie. Peppino vuol dire, oltre che su Locke, vuol dire qualche altra cosa. Ecco, però scusami Sì, Sergio, se posso, preferirei rispondere subito così non, poi non perdo il filo. prego, prego, grazie. Allora, Non su vai. Locke, rispondi su tutto. No, su quello che ha detto Luigi. Se Luigi avrai la pazienza di leggere il libro, troverai la risposta alle cose che sollevavi, che sono in parte giuste, ma in parte incomplete, nel senso che io non l'ho fatto stasera perché non c'era il tempo e il modo, ma io do tre definizioni possibili di laicità. Una di queste, quella che io chiamo laicità intesa come metodo laico, cioè la laicità metodologica procedurale, e fa esplicitamente riferimento alla filosofia del dialogo di Calogero, è esattamente ciò che tu dicevi come una delle concezioni possibili della laicità, cioè la laicità come metodo o procedura che consente di un metodo tollerante fondato sul libero pubblico dibattito e fondata sul principio della tolleranza e del dialogo proprio inteso in senso calogeriano, la famosa filosofia del dialogo di Calogero. Ma questa è una delle possibili concezioni della laicità. Io ne aggiungo altre due, tutte collegate fra di loro, perché l'errore che spesso molti fanno è di postularne una ad escludendo un dell'altro. Invece io ritengo che siano tre concezioni strettamente collegate. La seconda concezione è invece la laicità non più metodologica, ma la laicità sostanziale. Che cosa significa laicità sostanziale? È un sinonimo per chiamare l'etica laica. Ed è qui che l'etica laica entra fortemente in connessione con i diritti civili. E quindi in questo non sono d'accordo su quello che diceva Luigi Fasce. Parlare di diritti civili non significa parlare di una cosa diversa dalla laicità, significa parlare di una possibile declinazione della laicità. Che cos'è l'etica laica? La cosiddetta laicità forte, laicità sostanziale, laicità di contenuto. È, credo,
che qualcuno chiama laicismo, che poi laicità e laicismo sono sinonimi in realtà, sono solo i clericali che usano la laicità come la laicità buona, accogliente, positiva, come tutte le declinava Ratzinger, e invece ci sarebbe il laicismo dei cosiddetti laici cattivi, aggressivi nei confronti della religione, che vorrebbero limitare le libertà religiose. Tutte balle, ovviamente. Laicità e laicismo sono sinonimi. Io preferisco parlare di laicità piuttosto che di laicismo, proprio per non incorrere in quell'equivoco terminologico che è postulato dai clericali. Ma in cosa consiste la laicità come valore o etica laica? Consiste in quello che risale alla formula di Grozio, del padre del giusto naturalismo, et si Deus non daretur, che significa come se Dio non ci fosse o anche se Dio non ci fosse. Cioè, che non ha a che fare con il problema dell'esistenza o meno di Dio, che ha a che fare invece con le concezioni filosofiche, se vogliamo con la concezione ateistica dal punto di vista filosofico. Questo invece è un ateismo, o meglio ancora un agnosticismo metodologico, perché ha a che fare invece con ciò che riguarda l'etica qui e ora, quindi a prescindere da tutto ciò che divide, compresi le appartenenze o meno religiose o non religiose, ma concentrandosi invece in ciò che unisce. E per questo ci si comporta come se Dio non ci fosse o anche se Dio non ci fosse. Ed è un'etica nella quale si possono riconoscere tutti, credenti, non credenti, né credenti in qualsiasi tipo di trascendenza. È un'etica antidogmatica, liberale, libertaria, che è fondata su quattro fondamenti che hanno a che fare con l'etica individuale: l'autonomia, l'autodeterminazione, la responsabilità e la libertà degli individui, i cui unici limiti sono nel non causare danni a terzi. Queste sono le concezioni essenziali dell'etica laica. Quindi il libertarismo, che in realtà poi è la dottrina delle tutele dei diritti delle minoranze, nasce esattamente da questa concezione dell'etica laica, che porta a tutelare le diverse minoranze e le diverse espressioni della società civile che necessitano di vedere riconosciuti dei diritti civili. La terza concezione invece è quella propriamente più dello Stato e della laicità delle istituzioni, che è anch'essa collegata alle prime due, e qui ovviamente è inutile farlo a lungo, ma la concezione dello Stato laico è quello che si contrappone allo Stato confessionale. Lo Stato confessionale è una delle sottofamiglie dello Stato etico. Andiamo a Hegel indietro, ma senza andarla tanto lontano. Lo Stato etico è lo Stato che adotta una concezione etica, che sia filosofica, religiosa, politica, poco importa, la fa ufficiale e privilegia i seguaci di questa concezione, discriminando i seguaci di confessione di concezioni diverse. E quindi lo Stato laico, per essere tale, io dico che deve avere tre requisiti fondamentali: il massimo grado di libertà religiosa, fondamentalmente, che deve essere garantita al massimo grado, la neutralità delle istituzioni pubbliche, che non devono prendere partito per questo o quella concezione appunto filosofica, religiosa, eccetera, eccetera, e terzo, la separazione giuridica fra Stato e confessione, del motivo per cui i laici sono contro i concordati e contro tutte le regolazioni di tipo diverso tra Stato e singole confessioni religiose. Quindi da questo punto di vista vedi, Luigi, che secondo me ti rispondo che appunto quello che dici tu è in parte vero e in parte non del tutto. Andando poi all'osservazione su Locke, sì, tocchi un pezzettino. In realtà Locke non ha fondato la concezione della laicità. Locke è uno dei fondatori del pensiero liberale classico, è stato un elemento fondamentale, successivo solo a Grozio, nell'introdurre nel dibattito pubblico il concetto di tolleranza religiosa, che è un passo fondamentale, perché dalla riforma protestante di Calvino, di Lutero, lo scisma anglicano di inizio del 1500, senza che quello fosse il fine dichiarato, la riforma protestante comunque induce, come eterogenesi dei fini, un elemento di pluralismo nel cristianesimo, con ciò producendo degli effetti positivissimi anche rispetto a ciò che sarebbe poi derivato, cioè anche elementi di laicità. Non era nella loro intenzione, la loro intenzione era solo tornare alla purezza della Chiesa originaria, combattendo il malcostume e malaffari che si andavano ormai da secoli sedimentando nella Chiesa di Roma, ma introdussero l'elemento del pluralismo nella concezione cristiana. Da lì poi seguirono 150 anni di guerra civile europea di tipo religioso, gli europei passarono un secolo e mezzo a scannarsi e tagliarsi le gole gli uni con gli altri, Stato contro Stato, all'interno dei singoli Stati, confessioni
cattolica contro confessione protestante. A un certo punto iniziò a emergere tra gli intellettuali europei e poi nella politica europea l'idea che forse era il caso di smettere di ammazzarsi come dei cani e trovare una forma di coesistenza tra diverse forme religiose che consentisse di vivere pacificamente. E Locke fu uno di quelli fondamentali nell'introdurre il concetto di tolleranza. Ma non dobbiamo dimenticarci che il concetto di tolleranza introdotto da Locke era riferito soltanto alle denominazioni cristiane protestanti ed erano esclusi dal concetto di tolleranza in Locke i cattolici papisti, perché rispondevano al Papa di Roma, al Papa Re, e quindi erano non affidabili dal punto di vista della convivenza civile. Bisognerà aspettare Spinoza e poi Voltaire per vedere affermato il concetto di tolleranza applicato a tutte le fedi religiose, cattolici compresi, e a tutte le confessioni religiose anche extraeuropee ed extracristiane. Ma non era ancora esteso a tutti il concetto di tolleranza religiosa, perché bisognerà poi aspettare ancora l'illuminismo e in particolare alcuni autori come Bayle e D'Holbach perché il concetto di tolleranza religiosa venga applicato anche ai non credenti. Gli atei prima erano totalmente esclusi dai concetti di tolleranza religiosa. E quindi vediamo come il processo di sedimentazione della tolleranza religiosa sia stato molto lento e anche molto articolato nei vari stati. Ci sarà poi in Tocqueville il concetto di libertà religiosa, in Jefferson negli Stati Uniti il muro di separazione fra la Costituzione federale e le diverse confessioni religiose, e poi ad esempio in Vinet, che nessuno sa chi sia, Alexandre Vinet, un pastore valdese, un pastore protestante svizzero, contemporaneo di Cavour, che Cavour conobbe, ricordiamoci che la madre di Cavour era ginevrina, e che teorizzò per primo ciò che poi Cavour da lui mutuò, il detto, lui era svizzero, quindi lo diceva al plurale, libere chiese in libero stato. Cavour poi lo adottò alla realtà italiana, che c'era sostanzialmente quasi il cattolicesimo, e coniò il famoso motto libera chiesa in libero stato, che era il motto separatista dei liberali. E quindi vediamo come dall'Inghilterra all'Olanda, la Francia, la Germania, gli Stati Uniti, la Svizzera, in tutti i paesi occidentali, il concetto di tolleranza e poi di separazione fra Stato e Chiese è andato attraverso i secoli, facendosi strade e sedimentandosi dappertutto meno che in Italia. Per motivi storici evidenti, perché qui c'avevamo un papato che era anche uno Stato che occupava un terzo della penisola, oltre che una confessione religiosa, e non dimentichiamoci che mentre tutto ciò avveniva nel resto del mondo occidentale, in Italia nel 1600 la Chiesa Cattolica mandava a Rocco Giordano Bruno, quindi la differenza è tuttavia molto, molto sostanziale. E un altro elemento ultimo che metto lì sulla discussione e poi chiudo è la importanza che insieme al concetto di tolleranza religiosa assume il concetto di libertà di coscienza, proprio quella libertà a cui tu facevi riferimento quando insieme come richieste tu come legislatore sconfitto, ma giustamente ci hai provato, si tentò di far passare a livello di assemblea del Consiglio regionale piemontese il 14 febbraio come giornata della libertà di coscienza, di pensiero e di religione, in nome sia di Giordano Bruno che delle lettere patenti del 1848 di Carlo Alberto. Perché il concetto, tutto parte dal concetto di libertà di coscienza, e in questo c'è una formidabile analogia tra i laici nelle loro diverse declinazioni e per esempio i valdesi, che sono religiosissimi molto più di gran parte dei cattolici e laicissimi al tempo stesso, a dimostrazione che la laicità non ha niente a che fare con la credenza o la non credenza individuale o con l'ateismo o col fatto di essere credenti. Si può essere perfettamente atei, come era ad esempio l'Unione Sovietica, che aveva l'ateismo di Stato, ma certamente non essere laici, perché nessuno si sognerebbe di dire che l'Unione Sovietica era uno stato laico. E si può essere assolutamente religiosissimi come i valdesi e al tempo stesso laicissimi. Quindi dalla libertà di coscienza tutto parte, perché la libertà di coscienza presiede la libertà di pensiero, e che a sua volta la libertà di pensiero contiene la libertà religiosa. È un filone di pensiero che si snoda attraverso questi tre concetti, ma libertà di coscienza, di pensiero e di religiosa sono strettamente collegati e hanno a che fare appunto col discorso, con un pezzo di discorso sulla laicità. Alla fine ho messo dentro lo stesso le definizioni, perché Luigi mi ha portato a citarle, ma servono in effetti per chiarificare il dibattito. Chiedo scusa per la lungaggine. Grazie. Allora, l'intervento di Luigi è stato molto utile qui. Assolutamente. Per questo chiarimento veramente interessante. Peppino, un attimo proprio.
Beh, io ringrazio Tullio Monte, ringrazio poi la Monica con la quale ci conosciamo da anni, perché bisognava anche citare qualche sua monografia sul tema della laicità. È vero, Monica? Allora, io volevo citare due testi che chiaramente Tullio conosce benissimo, che ho trovato molto interessanti. Battaglie, anche se non mi piace questo termine, battaglie, comunque, battaglie di libertà, democrazia e diritti civili in Italia, di Sergio Larico, 1943-2011, un testo molto importante. È vero, Tullio? Sergio Larice, oltre che un caro amico, è Esatto. E un giurista poi splendido. l'altro, Non abusare di Dio per un'etica laica. È un testo di Gian Enrico Rusconi che forse darebbe risposta anche a quello che ha detto poco fa Luigi Fasce. Io lo ritengo molto, molto importante. Lì anche dove dice laico non significa necessariamente non credente, no? Significa altre cose. Al di là del fatto che io dico sempre ad amici e compagni che incontro che non uso più credenti e non credenti. Che non, ecco, Sergio lo sa, che non uso più laici e credenti, perché quando vedo qualcuno che dice io sono laico per dire io non sono credente, secondo me appunto siamo oltre, bisogna andare oltre queste formulazioni che hanno tentato di dividere, sono state appunto concetti e pratiche di divisione. No, poi che dire, dovrei parlare molto, Tullio, dell'impegno del movimento delle comunità di base sul tema della laicità. Io sono un prete sposato che ha fatto la battaglia per la legge Bassolino Fortuna divorzio, per la difesa della 194, per la difesa della legge 40. Cioè, per il contrario, però abbiamo avuto lì tanti compagni pure che non sono andati a votare e hanno fatto passare la legge 40 così come era stata appunto diciamo messa dal Parlamento. Ho visto che su Facebook abbiamo 9 amicizie in comune, tra cui Vito Bellavita, Sergio Dalmasso, Monica Lanfranco, eccetera, ed altro. Vuol dire che abbiamo fatto un percorso, io ho 79 anni, tu sei più giovane, è un percorso che ho fatto dagli anni 68, 69, eccetera. Ricordo, io ero un giovane pretino che andava alla facoltà, di Napoli, all'università. E a un certo punto Cleto Carbonare, che era il mio preside, mi fece fare il tutto rosso perché dice: Lo guardate quel pretino? È molto più laico di voi che siete qui. Beh, lo ricordo veramente, anche perché quando mi sono sposato mi ha mandato una lettera veramente tanto affettuosa, eccetera. Che dire, quello che tu hai detto all'inizio, la laicità è ancora un tema fondamentale e sostanziale, quanto mai attuale in questo periodo di tempo. La laicità si oppone a fondamentalismo e integralismo, però qui vorrei dire che non c'è solo il fondamentalismo religioso, c'è il fondamentalismo economico, c'è il fondamentalismo politico e c'è anche il fondamento bellicistico. Grazie, grazie. Vorrei solo ricordare all'amico che è intervenuto prima che tra le mie grandi amicizie in campo delle minoranze cattoliche perseguitate c'è anche quella con Don Franco Barbero, che sicuramente lui conoscerà, oltre che con Bellavite, Arriva, arriva. oltre che con Vigli, eccetera, eccetera. Quindi conosco benissimo, non solo Come? le cristiane. Conosco benissimo non solo le comunità cristiane di base, ma anche altri settori, tipo Noi Siamo Chiesa, che hanno tentato di condurre una battaglia Sì.
di laicità nella Chiesa Cattolica. Purtroppo sempre state ostracizzate, messe con la museruola per ridurre al silenzio, cioè spesso spretati anche. Don Franco Barbero è stato spretato con la scusa che sì, celebrava matrimoni fra gli omosessuali, ma in realtà per questioni teologiche. Giulio, non mi piace più questo termine, diciamo che è stato ridotto allo stato laicale. Ecco, sì, adesso ho usato un termine. io perché ho detto che sono prete sposato? Perché quando lo dico gli altri, dicono, ma com'è possibile? Sì, perché io non sono stato ancora ridotto allo stato laicale. E quindi dal punto di vista del diritto canonico sono uno sospesa di minis, però in teoria, capisci? Però a me se chiaramente questo non interessa più perché sono andato Però approfittando, se posso, approfittando del fatto che parliamo di preti e religiosi, laici, eccetera, volevo rispondere a una suggestione che all'inizio aveva fatto Sergio, che poi è caduta, cioè la riflessione su Bergoglio. Allora, io su Bergoglio penso delle cose molto precise. Intanto, per cui devo dirvi, francamente fatico a capire perché pezzi della sinistra continuano ad essere così fortemente innamorati di Bergoglio. O meglio, lo capisco, ma mi spiego meglio. Allora, di Bergoglio dobbiamo dimenticare mai due cose fondamentali. Uno, che è un papa. Due, che è un gesuita. Anzi, tre. Terzo, che è un gesuita latinoamericano di formazione peronista. Cosa voglio dire con queste cose? Non per inchiodare ciascuno alle proprie origini culturali, politiche, eccetera, eccetera, ma perché presiedono a dei comportamenti molto precisi. Allora, che Bergoglio abbia in parte recuperato, dopo i pontificati totalmente razionali, allora, la stagione conciliare in Italia è durata 4 anni, perché non è con l'inizio, con Giovanni XXIII, l'indizione del concilio, e poi già Paolo VI ha dato una frenata brusca con l'Umane Vitae nettissima. E poi c'è stata, quindi lì c'è stata la stagnazione con Paolo VI, e poi è passata direttamente alla carica la contropartita reazionaria da parte degli integralisti, con Wojtyla, eccetera, eccetera, qui è seguita quella di Ratzinger, nello stesso solco, di un cattolicesimo che recupera le proprie origini tradizionali cancellando la breve stagione conciliare. Bergoglio si reinserisce dal punto di vista dei diritti sociali, si reinserisce apparentemente in quel filone del Vaticano II, ma non sviluppa nessuna delle potenzialità che invece in termini di laicità embrionali aveva destato qualche timida speranza e che invece è stata decisamente poi chiusa dalla Chiesa ufficiale dopo. Lui su queste parole non spende un atto, e quando lo spende dice cazzate, scusatemi il termine, tipo quando dice, riferito agli attentati di Charlie Hebdo in quella famosa intervista sull'aereo, se uno mi dà un uno mi insulta la mamma gli do un cazzotto, lì rivelando quanto non sia tutto meno che laico, no? Perché lì ci sta la campagna contro la blasfemia, c'è stato il fatto che non si può parlare male dei religiosi, non si può parlare male, si può scherzare con i fanti, ma bisogna lasciare stare i santi, per dirla con i nostri vecchi, che è una roba totalmente laica, perché in uno stato laico c'è anche il diritto alla blasfemia. C'è il diritto al dissenso, alla libertà di opinione, al diritto alla massima libertà religiosa, che significa però anche libertà massima di non essere religiosi o di essere antireligiosi, e così come tutti i diversi, le diverse confessioni devono poter praticare liberamente, predicare liberamente, anche i non religiosi o i negatori della metafisica devono poterlo fare liberamente. Non che se anche l'UAR mette dei manifesti che possono piacere o meno sui bus, vengono oscurati dal magistrato di turno o dal bigotto di turno che invoca le leggi contro la blasfemia e il vilipendio alla religione, che non è manco più di Stato, per fortuna. Quindi, da questo punto di vista, Bergoglio è da un lato un'apertura di nuovo di quel filone di cattolicesimo sociale che prende spunto dal Concilio Vaticano, ma sui temi della laicità non dirà mai una parola in senso progressivo, perché, non dimentichiamoci, è un papa ed un gesuita. E i gesuiti sappiamo cosa sono i camaleonti del trasformismo del cattolicesimo, perché adattano la dottrina cattolica a secondo, sono essenzialmente dei conquistatori religiosi, cioè dei predicatori in luoghi lontani, esotici, e hanno storicamente adattato la dottrina cattolica alle usanze anche religiose, culturali, dei luoghi in cui andavano a predicare la fede in Cristo, a costo anche di snaturarne alcuni aspetti dottrinali, ma salvandone l'essenziale. Questa abilità straordinaria
di evangelizzazione dei gesuiti ha a che fare però anche con un'altissima capacità di trasformismo e di adattamento alle diverse realtà in cui si trovano a predicare. Quindi è uno che non è a caso un gesuita. Un gesuita che sa fare bene il suo mestiere fa dell'infingimento una delle caratteristiche fondamentali, insieme alla flessibilità, alla duttilità, all'intelligenza. Non dimentichiamo quindi mai che Bergoglio è un gesuita. E non troveremo mai, e non mi stupisce affatto di questo, il fatto che sui diritti di laicità non dica una parola vera. Non dirà nulla sul sacerdozio femminile, non dirà nulla sull'abolizione del celibato per i preti, non dirà nulla sulla possibilità del matrimonio per i sacerdoti, non dirà nulla di questo genere, perché dal punto di vista non soltanto teologico ma anche pastorale non va contro la dottrina consolidata, assolutamente. Recupera i diritti sui diritti dei migranti, sui diritti sociali, questo va benissimo, ma non è ciò che ci auspicheremmo avvenisse nella Chiesa. Ma non possiamo chiedere alla Chiesa Cattolica e a un Papa Cattolico di diventare, non possiamo chiedere a Bergoglio di diventare Hans Kung, perché sennò diventerebbero valdesi, diventerebbero protestanti, diventerebbero una roba che non possono diventare, perché sennò non sarebbe la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, sarebbe una roba che magari esistesse, ma purtroppo non esiste. E chi invece in buona fede, come il nostro amico qui e tanti altri con cui ho avuto il privilegio di collaborare, se lo fanno, se tentano di realizzare una chiesa laica, aperta, tollerante, che davvero sia la chiesa del Vangelo, ammesso che il Vangelo sia mai esistito, sia stato scritto da qualcuno, vanno incontro a dolorosissime situazioni di discriminazione da parte della chiesa stessa. Grazie Tullio. No, io volevo dire a proposito, tutti si sono esaltati, eccetera, con fratelli tutti, però penso che pochi l'abbiano letto. Perché il numero 272 dice che una società stabile la si può avere soltanto se il fondamento è in Dio e per di più in Dio Padre. Questo dice tutto. Quindi io personalmente non credo più alla riforma della Chiesa Cattolica e neanche quelle delle altre chiese, quindi sinceramente il mio è un percorso ormai che è andato oltre, sempre tenendo conto che laico non vuol dire non avere quell'apertura, no? alla dimensione del divino, eccetera. Ecco, grazie. Grazie a voi tutti. Non so se Monica Lanfranco vuole aggiungere qualche cosa, un attimo. Pare di no da quello che riesco a cogliere. Vabbè, allora in questo caso ancora Luigi. Hai già fatto un intervento prima. Vabbè, Peppino. Per sentire Luigi bisogna sparargli a pallettoni. Intanto può parlare tre volte, io che sono laico libertario, no? Almeno due. Io credo che Papa Bergoglio di fatto, e poi l'ho anche scritto, Zagrebeschi, la stampa, dice qui interviene il valore che il Papa Francesco prima attribuisce alla laicità dello Stato, che non deve prendere alcuna posizione confessionale. Allora, qui Pirandello, io mi cito una cosa, lui ne cito un'altra, e vediamo un po'. Nei fatti, a parer mio, Bergoglio, quando dice che deve dialogare con le altre religioni, assume un atteggiamento laico, senza il quale non potrebbe dialogare con altre, perché se no sarebbe Kirill, quello lì che dice che bisogna fare la guerra ancora di religione e che lui è putiniano pure duro la nazione contro l'altro cattolico ortodosso di Kiev. Quindi vogliamo almeno spezzare una lancetta in questo senso nei confronti di Papa Bergoglio, detto da me, spero che sia credibile. No, mi scappa di dire soltanto in chiusura una cosa che riguarda il presente. Io partivo nella mia riflessione a supporto della necessità di leggere e di studiare il libro di Tullio Monti Dal Corpo. È in diretta adesso in alcune televisioni la manifestazione a New York a sostegno della continuazione della possibilità delle donne
di accedere all'aborto assistito e gratuito in Nord America. E la cronaca ci rovescia prepotentemente a proposito di laicità connessa con i diritti civili e con il corpo per non soffrire, per non creare vulnus e di sofferenza nella popolazione. Ecco, siamo in piena restaurazione, o quantomeno in un rischio drammatico. Stati Uniti, Polonia, la Russia, poi ovviamente con Kirill che veniva citato, quindi bisogna tenere molto alta l'attenzione, la tensione e non considerare mai questi temi come culturali o accessori o secondari. Sono profondamente politici e ci riguardano ora. E se non ne parliamo con le nuove generazioni, il dramma, come dire, che in molti paesi si sta vivendo e i rischi nel nostro paese, se un dibattito forte, una sana discussione sulla laicità, un forte senso di laicità e di attenzione sui diritti civili non permerà il dibattito politico, ne vedremo veramente degli effetti devastanti. La guerra è la guerra, ma c'è un altro livello poi di devastazione. Senza le bombe che ci piovono sulla testa, per fortuna, nel tessuto sociale, se la laicità si allontana dall'orizzonte della discussione politica. Grazie ancora, spero che qualcuno ci segua nei prossimi giorni quando metterete in rete, non so come e dove lo metterete in rete, comunque insomma rimarrà imperituro questo incontro. Grazie a Monica Lanfranco, grazie a Tullio e speriamo di risentirci, eccetera. Un canale Arrivederci. YouTube dell'Arci Zenzero. YouTube dell'Arci Zenzero. Grazie a tutti.